Io mi rendo conto che il problema è la cultura. La cultura è qualcosa di potente, più di quanto immaginiamo. Vi faccio un esempio. San Paolo, uno dei fondatori della Chiesa cristiana, riteneva che ogni rapporto sessuale, anche nel matrimonio, è deprecabile. Bene, vi cito da un libro di Russell, Matrimonio e morale. Le idee di San Paolo furono ingrandite ed esagerate dalla Chiesa primitiva. Il celibato era considerato santo e gli uomini si ritiravano nel deserto a lottare con Satana, il quale li ossessionava con visioni sensuali. La Chiesa combatteva l'abitudine del bagno, col pretesto che qualunque cosa valga a rendere il corpo più attraente concorra al peccato. La sporcizia veniva lodata. E l'odore di santità diventava sempre più penetrante. La purità del corpo e le sue vesti, disse Santa Paola, significano l'impurità dell'anima. I pidocchi venivano chiamati le perle di Dio ed esserne ricoperti era un segno indispensabile di santità. Sant'Abramo l'Eremita, infatti, il quale visse 50 anni ancora dopo la sua conversione, da quel giorno rifiutò recisamente di lavarsi sia il viso sia i piedi. Egli era, pare, uomo di singolare bellezza e il suo biografo nota, cosa un po' strana, che il suo viso rifletteva la purità del suo animo. Sant'Ammone non si era mai visto nudo. Una famosa vergine di nome Silvia, benché avesse 60 anni e si fosse ammalata in ragione delle sue abitudini di sporcizia, rifiutava risolutamente per principio religioso di lavare qualsiasi parte del suo corpo, eccettuate le dita. Santa Eufrasia entrò in un convento di 130 monache, le quali non si erano mai lavati i piedi e orripilavano al pensiero di un bagno. Tutto questo oggi è inconcepibile e anche abbastanza schifoso, direi. Ma persone come Silvia, che per 60 anni si sono lavate solo la punta delle dita, non l'hanno fatto perché erano persone intrinsecamente schifose. Se Silvia fosse nata nel XXI secolo, si sarebbe lavata tutti i giorni, e se io invece fossi nato ai tempi di Silvia, magari non mi sarei lavato neanche la punta delle dita. Io, ad esempio, mi faccio schifo perché fumo le sigarette. Silvia non avrebbe potuto fumarle. Quindi il problema è la cultura. Ai tempi di Silvia, la cultura era in un certo modo e Silvia era in un certo modo. Oggi la cultura è in un altro modo e noi siamo in un altro modo. Ma com'è oggi la cultura? Come ci fa diventare oggi la cultura? Silvia non si rendeva conto di fare schifo, anzi, credeva di essere virtuosa. Noi ci facciamo schifo? Più o meno di Silvia. Ce ne rendiamo conto? Più o meno di Silvia. Il discorso è abbastanza complesso e non ho voglia di affrontarlo. Voglio trattare solo un aspetto, perché mi sta particolarmente a cuore. Oggi, grazie ad internet, siamo liberi di informarci. Siamo in grado di sapere che le cose vanno di merda. Siamo in grado di sapere che la causa delle crisi economiche è il signoraggio, che la gente muore di fame nonostante la tecnologia abbia portato la produttività ad un livello tale da poterci garantire il benessere per tutti, che Nikola Tesla ha inventato un secolo fa l'energia pulita, gratis, illimitata, e noi continuiamo a distruggere ed inquinare il pianeta. Che degli aerei militari ci sorvolano ogni giorno rilasciando sostanze tossiche per esperimenti segreti, che il vaccino per l'influenza suina potrebbe diventare un genocidio di massa. Che l'11 settembre 2001 siamo stati presi in giro dalla TV e dal governo degli Stati Uniti. Sappiamo tutto questo, potremmo saperlo. Eppure, quando parlo di certi argomenti, le persone tendono a chiudere il discorso così. Sì, lo so. Ma io che ci posso fare?
Come che ci posso fare? Ci puoi fare tutto. Sei un essere umano. Capirei se un rosmarino mi dicesse: "Eh sì, lo so, ma che ci posso fare? Sono un rosmarino." Effettivamente direi: "Che ci puoi fare? Sei un rosmarino." Ma tu che stai guardando questo video non sei un rosmarino. Tu puoi fare tutto. Qualsiasi cosa ti viene in mente. Non è vero che non puoi fare nulla. Sei convinto di questo perché la nostra cultura non è meno schifosa di quella dei tempi di Silvia. La nostra cultura ti porta a pensare che tu sei piccolo, sei solo, sei impotente, che la vita è breve, che va goduta, che non c'è tempo per pensare alle cose importanti fuori di te, ma sono fregnacce. Io non so esattamente cosa si può fare, però so che si può fare. So che la colpa non è vostra, come non lo era di Silvia. La colpa è della cultura. Solo che se Silvia mi si fosse avvicinata, mi avrebbe fatto un po' schifo. E devo dire la verità, mi fate un po' schifo pure voi.